Salute, ringrazio il professor Paolo Don Giovanni, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. La dottoressa Lorella De Luca, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Bentornata. Grazie. A lui non glielo dico perché viene sempre qui. Lei è la seconda volta, perciò bentornata. Allora, caro dottor Don Giovanni, come sta? Bene, ultimamente. Allora, io sono contento davvero, sono contento perché va un po' a sconto anche dei miei peccati che si commettono, no? Durante l'arco della nostra vita, perciò io sono contento quando venite a parlare di solidarietà, di attenzione a chi ha bisogno di noi, a chi soffre, a chi sta male, perché insomma, ora a parte gli scherzi, mi rende davvero felice poter essere utile almeno sotto questo aspetto. E allora, ci sono tre iniziative di cui devo parlare, voi volete parlare? Esattamente. Facciamo parlare però subito la dottoressa, certo, De Luca. Certamente. Perché l'11 aprile, perciò domenica. Domani, domenica. Non ci andate lunedì perché chi ci guarda la domenica pensa che domani sia lunedì. No, lunedì, domenica. Certo. A che ora inizia? Alle 9. Dalle 9 alle? Alle 5 e mezza del pomeriggio. Perciò tutto, potrete passare, quando avete un po' di tempo, durante l'arco della giornata, alla stazione Leopolda, perché c'è questa iniziativa della New Care Onlus, che è quella Incontriamo la Badante. E allora, di cosa si tratta? Ma è un incontro con le famiglie e le badanti, è sì, un momento di condivisione fra chi fa assistenza a persone che non sono più autosufficienti o che sono malate e che quindi hanno bisogno di essere seguite. Dal momento che in Italia una persona su 5 è coinvolta nell'assistenza ad un familiare che ha bisogno di essere seguito, è nata anche l'esigenza di una figura che è quella della badante che supplisse laddove di solito la donna non riesce a far fronte a tutto. Ricordiamo che l'assistenza di solito è svolta per il 74% dalle donne e di queste donne il 35% sono ultra 65 anni, che quindi materialmente non hanno sempre la forza per affrontare quello che è una malattia in famiglia o una non autosufficienza in famiglia comporta. Ricordiamo che la Neurocare è un'associazione Onlus, no? Sì. Perché sono, sì. Di cosa stiamo parlando? Certo, che si occupa delle persone con malattie neurologiche, un po' ad ampio spettro, ma di fatto il nostro interesse principale, e non potrebbe essere altrimenti, è per i malati di gravi malattie neurologiche, quelle degenerative ad esempio, la sclerosi laterale amiotrofica, il Parkinson, la demenza, le encefalopatie vascolari ischemiche e emorragiche croniche, quindi l'ictus per capirci, ecco, con tutte le conseguenze che comportano. Quindi questa nostra iniziativa sulle badanti riguarda il caregiving della persona con malattia neurologica grave, progressiva, perché vorrei sottolineare questo piccolo aspetto, che una persona affetta da una malattia neurologica anche grave, acuta, che poi si risolve sperabilmente e non ha delle conseguenze progressive, croniche, è chiaro che non ha bisogno di un caring, cioè di un'assistenza protratta, e quindi rappresenta questo tipo di persona con malattia neurologica acuta, non rappresenta un nostro target, cioè un nostro obiettivo assistenziale, no? Mentre viceversa pensiamo a un parkinsoniano, una persona con la SLA, una persona con un ictus grave, ecco, deve essere assistita dalla famiglia e da altre persone, quindi noi cerchiamo di aiutare il sistema sanitario in senso molto lato per esplicare questa azione di assistenza alle persone che hanno queste problematiche gravi, alle famiglie che hanno queste problematiche gravi. Sì, però, dottoressa De Luca, allora, siccome non è semplicissimo, perché come ci spiegava Don Giovanni, chi ha bisogno di assistenza, chi ha bisogno della badante non è, come dire, spesso, anzi quasi sempre, è, per non dire sempre, impossibilitato a muoversi, ha delle difficoltà anche di parlare, di spiegare, di chiedere, insomma, perciò non è così facile, no? Perché se no una badante si mette lì e, scusatemi, scarrozzano in giro, no, non è così, cioè c'è un
c'è un'attenzione diversa, una preoccupazione direi diversa per il per la badante, cioè deve avere qualcosa in più. Sì, la badante possibilmente... In questi casi, naturalmente. Sì, la badante è una persona che viene inserita praticamente nella famiglia a tutti gli effetti e quindi dovrebbe farsi carico anche emozionalmente dei problemi del paziente, perché non è solo un'assistenza infermieristica, settica, eccetera, ma dovrebbe essere qualcosa di più in effetti. E quindi dovrebbe nascere un ottimo rapporto con i familiari e con la persona che ha bisogno di assistenza. E quindi...